Borgo in festa 2019, anzi l'isola in festa sì. 2019 potremmo dire, siamo con Lucio Dorta. Come si è spostata questa iniziativa? Come ci siamo usciti dal borgo di Schiaponte e siamo arrivati a Casamicciola e sul corso di Ischia? Allora, ascolta, sono anni che, prima ho fatto per 15 anni il presidente dei commercianti a Casamicciola, questa cosa ha già origini a Casamicciola, si chiamava vetrine in piazza, poi è stata riportata qua nel borgo, però l'intenzione mia e dell'associazione che rappresento, che è l'ICOM, io sono il delegato alle manifestazioni, però ringrazio ovviamente l'associazione in primis e i commercianti che effettivamente, raccogliendo il contributo, fanno realizzare la manifestazione. La manifestazione, diciamo, a noi interessa come associazione che venga diffusa su tutto il territorio. Il nostro motto è che l'isola deve essere in festa, l'abbiamo detto nel manifesto, ci crediamo fermamente perché noi siamo del parere che il turista che viene a Ischia, e anche il residente perché ci fa piacere, deve essere contento di trovare un'isola in festa. Avete raccolto consenso intorno a questa iniziativa? Allora, nello specifico Casamicciola ci sta dando grandissime soddisfazioni, ha visto, diciamo, già un picco di affluenze enormi. Noi pensiamo che siamo ancora all'inizio, sicuramente la manifestazione ha ancora tanto da dare, la nostra intenzione è di ampliarla ancora di più. Casamicciola ha una particolarità, tutti i posti dell'isola sono belli, Casamicciola ha il fatto che ha un corso adiacente a un lungomare, quindi non so se qualcuno forse è distratto perché ormai le bellezze l'isola delle volte vengono sottovalutate, vedere un corso pieno di gente vicino a un porto pieno di yacht è una cosa spettacolare, però Casamicciola ha in più i rioni, quindi i parti rientranti che potrebbero essere ancora di più valorizzate. Quindi nel 2020 ci aspettiamo un'altra edizione di questa manifestazione che è quella dell'estate, a giudicare dai numeri. Io sono contento che i numeri ci stanno dando ragione, sono contento perché i commercianti, in primis sta mio fratello Paolo Dorta, Alessandro del bar Luna Flight, una serie di ragazzi a Casamicciola che si stanno impegnando veramente tanto. Il mio ringraziamento su Casamicciola va principalmente a loro perché io sono, come dire, quello là che li sta aiutando, però gli sta portando l'organizzazione che è già consolidata, però sono stati loro che fattivamente. 2020 sicuramente ci vedrà protagonisti di tante cose, però probabilmente da qua a fine estate le cose cambieranno già radicalmente.